Sì, sono contentissima perché il nostro Koulibaly, il nostro KK del Napoli, il nostro difensore del Napoli, ormai capitano, possiamo dire, ma troppo che dopo Mertens, cioè Koulibaly ovviamente, vedi che ormai Insigne parte per il Toronto a giugno, ed ha vinto la Coppa d'Africa in Camerun contro l'Egitto ai calci di rigore per 4-2, grande, godo, grande Koulibaly, sono contentissima per il nostro KK. La nostra montagna, sono contentissima per lui perché se lo merita tutto, se lo meritava tutto. Ha fatto una grande Coppa d'Africa, solo applausi, contro l'Egitto di Salah. Ho visto tutta la partita, compresi i rigori, perché la partita della Juve io sapevo che il Verona faceva poco nulla, la Juve adesso stava in casa col Verona perché era ostico, ma la Juve ha fatto anche grandissimi acquisti in questo calciomercato da Vlahovic e tutto quanto, quindi sapevo che stava anche molto galvanizzata, voleva far vedere che aveva fatto grandi acquisti, c'era Vlahovic, la prima partita isolare, vinceva pace col Verona 2-0 infatti, e mi sono vista la finale di Coppa d'Africa con l'Egitto. Sinceramente il primo tempo, allora il Senegal aveva creato tante azioni, ma non era riuscito a segnare, Mané ha sbagliato il rigore nei tempi regolamentari in 90 minuti e un brutto rigore ha tirato proprio, e quindi poteva portare la vittoria. Poi sono andati ai tempi supplementari, nulla di fatto, e poi sono andati i rigori. Koulibaly ha segnato anche il rigore. I love you. Due palle così. Koulibaly che ha tirato anche il rigore e ha segnato uno dei primi, il primo negli 11 metri. E sono contentissima. È la prima volta che il Senegal vince una Coppa d'Africa nella storia. Quindi complimenti a Koulibaly e a tutti quanti. Ha fatto una grande fase difensiva Koulibaly. E anche il Senegal meritava la vittoria perché comunque ha creato tanto, però gli mancava un attaccante proprio perché Mané ha sbagliato tanto. Salah pure ha fatto una buona partita, però doveva fare qualcosina in più. Sono contentissima. Il nostro KK ha portato un trofeo e torna a Napoli vincitore. Ma sarebbe una cosa troppo bella. Non succede, ragazzi. Non succede e molto probabilmente non succederà. Però sarebbe troppo troppo bello se un domani, vedremo quest'anno, non credo, però vabbè. E scudetto per Koulibaly. Scudetto più Coppa d'Africa. Dopo gli devono scordare il pallone d'oro. Non succede, ragazzi. Figuriamoci se il Napoli vince lo scudetto, ma non per qualcosa. Perché penso che il Napoli viene sempre meno. Quindi non per niente il Napoli è strano. Va a perdere con l'Inter. Potrebbe vincere tre consecutive. Ti va a vincere con l'Inter, tipo, e va a perdere con il Sassuolo. Perché il Napoli è strano. Non abbiamo una mentalità vincente. Alla lunga perdiamo tanti punti con le piccole. E soprattutto alla lunga, l'Inter sembra una panchina più lunga. La Juve, se vuole, fa una fase difensiva incredibile, quindi vedremo. Non so se adesso anche Star è stato eliminato col Camerun, fu eliminato, se devono fare la quarantena Koulibaly e anche Star, non lo so, perché adesso è finita la Coppa d'Africa, sabato c'è la Juve, ma anche solo per portarli in panchina Koulibaly e anche Star, non devo farli giocare isolare, che ha fatto anche i rigori, Koulibaly sarà stanchissimo, però non so se possono restare almeno in panchina, questo non lo so. Mi auguro di sì, però forse devono fare la quarantena di 10 giorni, quindi non ce la fanno secondo me. Però speriamo. Grande KK, godo, godo. Viva, viva il Senegal. Viva, viva o Senegal, come siamo a Napoli. Grandi. Perché noi napoletani preferiamo più essere africani a volte che essere chiamati italiani, perché ci somigliano più loro a livello di cuore. Detto questo, viva il Senegal, viva Koulibaly. Godo, 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 perché il Napoli le finali le vince. Ecco, la differenza di un'altra squadra, lasciamo perdere, un nome a caso, Juve. E ci vediamo al prossimo video. Forza Napoli sempre, forza Senegal e forza KK, Koulibaly, grande, godo, il nostro Kalilou. E torna a casa vincitore, diciamo. E speriamo che un domani possa vincere un trofeo importante con Napoli, un'Europa League, un scudetto. La vedo difficile, però, come si dice, mai dire mai, una vita. E speriamo almeno anche con Napoli. E ripeto, mi assicurare che ovviamente che a giugno rimanga Koulibaly, perché andandosene Insigne rimangono Mertens e Koulibaly, i capitani. Era anche il capitano del Senegal, quindi orgoglio doppio per lui e mi fa piacere proprio Koulibaly, perché oltre ad essere un grande giocatore, Koulibaly è un grande uomo e il gigante buono. Perché è una bravissima persona, Koulibaly, veramente, come diciamo a Napoli, il pane, nel senso è buonissimo. Come il pane, quindi è un grande uomo, un grande cuore, quindi meritava tutto questo trofeo a livello oltre professionale, anche umano. Quindi sono contentissima, io voglio tanto bene. Indipendentemente se anche a giugno se ne va, Koulibaly anche, ma secondo me quella differenza di Insigne, che a volte a livello caratteriale come uomo non mi piace tanto Insigne, invece Koulibaly e Mertens sì. Indipendentemente se Koulibaly e Mertens rimangono a Napoli a giugno. Vediamo l'anno prossimo se Mertens e
e Koulibaly rimangono. Se Mertens tipo va via, la fascia senza ombra di dubbio va data a Koulibaly. Quindi se Mertens non dovesse rimanere, se no uno dei tuoi due va bene, goda.